adesso con questo servizio di Camilla Nata e vediamo. Cinghiali in città, qui a Genova ce ne sono? Ce ne sono tanti nel bisogno. C'è pieno di cinghiali, 32, 33 li abbiamo buttati. A me non mi fa nessun effetto vederle. Ma i grossi fanno un po' paura. Ecco qui un ponte sopra il Bisagno, siamo veramente a due passi dalla stazione di Genova Brignole e proprio qui in centro città ecco i cinghiali. La città molto spesso, diciamo così, non è molto pulita, i cassonetti dei rifiuti per loro sono molto semplici da abbattere, sono attratti anche dall'odore della sporcizia e quindi cercano semplicemente cibo. Che cosa si può fare dal suo punto di vista? Tra le nostre proposte, per quanto riguarda ad esempio il Bisagno, ma anche tanti altri torrenti simili che attraversano Genova, è proprio quella di mettere in sicurezza le sponde del Bisagno. Per fortuna sembra che le autorità finalmente stiano adoperandosi in questo senso. Ma i cinghiali in città, soprattutto a Genova, sono una realtà quotidiana da anni. Qui vicino all'ospedale però ho visto che ci sono delle recinzioni. Secondo lei possono avere trovato un varco, evidentemente? Spesso e volentieri entrano direttamente dai cancelli d'ingresso. Non sono aggressivi con l'uomo, però un po' di disagi li danno. Ad esempio, dove abito io hanno dovuto togliere i bidoni dell'umido perché ogni sera li devastavano. Lei di solito non reagisce, lo tengo a distanza, non abbaia e quindi diciamo il cinghiale rimane tranquillo.